Non ci serve niente. Sentite, ma chi siete? Devo fare il tampone! È già all'ospedale. No, sono io il medico dell'ASL, devo fare a voi il tampone! Ah, dovete fare. Scusate, a chi lo dovete fare questo tampone? Uno a caso! Come sarebbe uno a caso? Non volevo dire uno a casa! Ah, ma noi siamo a sei di noi! Ma faccio Come faccio tu? Scusate, ma che cosa avete in quella busta? è la valigetta medica! Sì. Ho il termometro per misurare la febbre! Ma non so misurare la pistola? No! Con questo facciamo prima! Azz, facciamo prima, Fizz, t'ha sgamata, Fizz, levate sta mascherina, sto cappello là, capa. Guardate, guardate. Io entro, Sì, in un modo o in un altro io entro. non entrerai. Power him, power him. Secondo me, per aumentare i tuoi followers, dovresti inventarti uno scherzo. Cioè? Alla gente piace quando una persona prende in giro un'altra. Sgancia. Bravo. Allora, potresti iniziare la tua diretta dicendo adesso faccio uno scherzo e poi spaventare qualcuno. Passerai da 3 follower a... Cento! Sì, da 3 a 100, sicuramente. Ma che stai cercando? I soldi dell'affitto? Avanti e dietro, avanti e dietro. C'è un cadavere. C'è un cadavere in casa e non lo sapevo. No, il cadavere sta da un'altra parte. Ah, nei tuoi pantaloni. Questo lo sapevo. Jeka, è un problema serio. Serissimo per gli uomini. No, non pazziamo. Si tratta del succo all'estratto di kaki. E qual è il nesso tra il succo di kaki e il Il cadavere? cadavere non c'è, ma da un paio di giorni in questa casa succedono delle cose Tu strane. ti sei fissato con sto fantasma? Ma pure a me nessuno me lo toglie dalla testa. Allora, senti, ci siamo appostati 3 sere, 3 sere, 3 notti, siamo stati qui a vedere chi passava avanti e dietro, avanti, che cosa abbiamo scoperto? Dillo. Ma come me lo spieghi il fatto che spariscono i miei succhi? Senti, Antero, non se li caga nessuno i tuoi succhi di kaki. Lo so essere più divertente. No, comunque te lo dico io, questo è il fantasma della principessa del piano di sopra. Sì, che la viene qua nel nostro appartamento, va in tuo frigorifero e si piglia i succhi. Sì, forse. Vediamo se ho capito Sì. bene. Il fantasma della principessa di sopra viene qui, apre il frigorifero, si prende i succhi e se ne va. Ammettiamo che la storia sia vera, per Per assurdo, assurdo. molto assurdo. La principessa perché dovrebbe prendersi i succhi e non ucciderti, ad esempio? No, quello mi uccide. È perché non me li posso bere e non vado di corpo. Che tipo sono stato così tanto dal trapasso? Alo! Sai qualcosa dei succhi di kaki? Succhi? Mamme? No, i succhi di kaki. Kaki. E se non me li bevo non vado in bagno, no? Ma no, che hai capito? E comunque, anch'io non sto andando di corpo. Pure io, niente, non sto andando proprio di corpo. Faccio due peperoni. Allora, hai preso qualcosa dal frigorifero che non era tuo? Ma questo frigorifero? Ma perché te ne hai mandato frigorifero? Comunque c'erano dei succhi di frutta che puzzavano, mamma Non mia. puzzavano, sono succhi di frutta bio. E che c'entra? Pure l'immondizia è bio e puzzo. Ma mica metti tu frigorifero. So essere più simpatico, lo No, so. Il problema qua è uno, lui non trova i succhi di frutta e dà la colpa al fantasma del piano di sopra. Pure a te! Pure a me Cioè a me durante la quarantena si è rubato tutti i perizoma! Sono comodi! Un fantasma con i perizoma! Pensi come? Via, piacere, comunque troviamo una soluzione, Andiamo di sopra e facciamoci sentire! Bravo! Faccio piacere! Sì, andiamo dall'amministratore, bussiamo, chi lo sarà l'amministratore, e voi avete un fantasma in casa, un fantasma in casa. Il fantasma della principessa, ma non sapete niente, come la vedete? Sì, quella viene nel nostro appartamento, si mette un perizoma, dopo un frigorifero e si mangia i succhi ai cachi. Ragazzi, ho parlato con una morta, nata!
Però non uno che è nata morta, è nata viva, almeno credo. Comunque fatto sta che ho parlato con nata morta. Però non nata morta, è sempre la stessa morta che è nata. È il momento di farlo entrare. Va bene, ci sei riuscito, sei contento? Ma può parlare? Va buono. Pizza, e ti ci ho fatto? Qua fatto? Ma come qua fatto? Hai detto di dire una cosa importante riguardo una persona. Parla. Chi? Ah, il motivo per il quale sono entrato. Certo. Dunque, sono venuto. Ecco. Ehi, avvi, sono saggio.